ho messo qui le tappe che dovete fare. Le piscine lì davanti al baluardo, il baluardo lì c'è un parcheggio dove ci sono. C'è il numero 38 di Trenitalia, proveniente da Ancona e diretto a Piacenza, delle ore 22:02 è in arrivo al binario 2. Siamo con il gruppo di unità di strada di Porta Aperta in compagnia del referente dei volontari Innocente Bonfatti. Alle nostre spalle la stazione dei treni Innocente, un luogo dove sappiamo che le persone che non hanno un tetto sopra la testa si rifugiano spesso per trovare un minimo di conforto. Sì, trovano un minimo di conforto all'interno della stazione e quest'anno diversamente dagli altri anni rimane aperta, per cui hanno un posto dove dormire al caldo, ma è soprattutto anche d'estate un punto di ritrovo dei senza tetto. Normalmente alla sera i senza tetto si ritrovano qui davanti alla stazione. Spieghiamo anche a chi ci guarda che sono tante le associazioni a Modena, oltre a Porta Aperta, che si occupano di unità di strada, giusto? Sì, durante il periodo invernale ci sono le associazioni e tutte le sere ce n'è una che è fuori per dare assistenza ai senza tetto, mentre nel periodo estivo c'è solo la Croce Rossa e noi. Chi vuole fare volontariato per l'unità di strada come può fare? Beh, lui si deve rivolgere a Porta Aperta. Lì ci sono i referenti, c'è il centro di ascolto, ci sono le persone che danno tutte le indicazioni oppure possono contattare anche noi direttamente. È un'esperienza forte, io faccio questo tipo di volontariato da maggio e la prima sera ti faccio un esempio, sono arrivata davanti alla stazione, c'era una ragazza che aveva l'età di mia figlia, 39 anni, piangeva, diceva non ce la faccio più e mi butto sotto al treno, quindi sono rimasta basita, non sapevo come affrontare questa cosa, abbiamo cominciato a parlare, adesso si è affezionata a me, l'ho seguita quando si è ricoverata a casa di cura Villa Rosa, poi è scappata e tutto il resto, però uscendo tutte le settimane creiamo un rapporto che è forte, entriamo molto in confidenza con loro e hanno bisogno di questo perché mangiare, la coperta sono cose che possono avere da chiunque, molti chiedono l'elemosina quindi economicamente possono anche farcela, ma è la parola, il sostegno, due chiacchiere fatte così che queste non ce le hanno da sì, tutti. Cioè, loro per me sono, anche se sono qui da poco con Porta Aperta, sono loro che arricchiscono noi, sembrerà retorica ma non è così, io ho cominciato per caso e quando vedo la loro gentilezza, noi gli stiamo dando conforto, delle parole, un pezzo di pane che non è niente, ti senti dire grazie, vedi i loro occhi che ti ringraziano, quello non ha prezzo, cioè io vado a casa e ci penso la notte, il giorno dopo è impagabile veramente.